cosa che volevo dirvi è che questa serata non si parlerà di politica, si parlerà semmai di come si fa politica in Europa, ma non è una serata del Movimento 5 Stelle, anche se ovviamente i due eurodeputati che sono presenti sono entrambi del Movimento 5 Stelle, e lo scopo di questa serata è quello di fare una chiacchierata per cercare di capire appunto come funziona questo corpo sconosciuto che però incide moltissimo sulle nostre vite. Pensate che dal 75 all'80% delle leggi che vengono approvate in Italia arrivano dall'Europa, quindi ovviamente anche se noi non ci curiamo molto di quello che succede in Europa, l'Europa si cura molto di noi e queste normative arrivano, ovviamente noi dobbiamo, siamo poi tenuti a applicarle e a rispettarle. Perché abbiamo voluto chiamarlo l'Europa spiegata ai miei figli? Perché cercheremo di spiegarlo nella maniera più semplice possibile, senza andare nel tecnico. Innanzitutto l'ospite speciale, visto che è venuto apposta dalla Sicilia, il mio collega eurodeputato Ignazio Corrao. E cerco questa sera proprio di farvi capire un po' come funziona questa grande macchina che è l'Unione Europea con le sue istituzioni. Come sapete, attualmente in Europa ci sono 28 paesi che aderiscono all'Unione Europea e ci sono anche degli altri paesi, adesso i colori non si vedono molto bene, che invece hanno iniziato la procedura, diciamo così, per accedere all'Unione Europea. È una procedura particolare, anche abbastanza complessa, ovviamente devono rispondere a delle caratteristiche, devono essere paesi in cui c'è la democrazia, devono essere rispettati i diritti umani, i diritti civili, ci sono certi parametri che riguardano l'ambiente, insomma vengono sottoposti continuamente a dei controlli per vedere che il processo che serve appunto per fare il diritto d'Europa venga condotto e portato avanti. Juncker ha già detto che nei 5 anni prossimi di questa legislatura non ci saranno nuovi ingressi nell'Unione Europea, quindi queste nazioni che hanno chiesto di poter entrare, comunque, ammesso che ce la facciano, sono in un processo che ancora è abbastanza lungo. Che come c'è allora il cane e quello mitologico? Perché sono tre teste che hanno poteri diversi, ma le decisioni che vengono prese a livello europeo, con pesi anche differenti, sono prese però da tre organi differenti che devono in qualche modo mettersi d'accordo e discutere ogni volta per fare in modo che le normative poi possano uscire in maniera concordata da appunto l'Unione Europea e arrivare agli Stati membri. Comunque quella che ha un peso più importante, soprattutto quando parliamo di normative, è la Commissione Europea. La Commissione Europea è formata da un gruppo di persone che hanno un'incidenza enorme sul lavoro dell'Unione Europea e che non sono elette dal popolo. E la sua squadra vengono votati dal Parlamento Europeo, non sono stati scelti dai cittadini, non solo, ma il Parlamento Europeo non li può votare singolarmente, deve prendere il pacchetto completo, cioè o li vota tutti insieme oppure li rigetta tutti insieme. Per questo motivo ci troviamo per esempio delle persone che a noi non piacciono molto, a partire dallo stesso Juncker, che è una persona molto rigida, molto austera, ma di queste cose forse ve ne parla meglio Ignazio, ma tanto per farvi un'idea, lo ripeto sempre perché a me è una cosa che ha colpito molto, sapete che io mi occupo di ambiente, il commissario che si occupa di cambiamenti climatici è un ex petroliere. Ora, uno potrà dire, più esperto di lui sui cambiamenti climatici non ce l'è, però in realtà noi non abbiamo potuto rigettare quella persona, abbiamo potuto votare contro, e noi del Movimento 5 Stelle abbiamo votato contro a questa Commissione Europea, però ovviamente la Commissione è questa e ce la teniamo. La seconda testa è il Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo rappresenta gli Stati membri, cioè è la voce dei singoli Stati dentro l'Unione Europea. Quindi è formato proprio dal Consiglio vero e proprio,
il cui presidente è Zaleski, in questo momento, che lo vedete lì, ed è formato dai vari capi di Stato che si riuniscono circa 4 volte all'anno per portare appunto la rappresentanza dei paesi che loro rappresentano. Poi però ci sono anche il Consiglio dei Ministri, cioè quando si parla a livello di Consiglio Europeo di economia, tutti i ministri dell'economia dei vari paesi si riuniscono e parlano di economia. Quando si parla di ambiente si riuniscono i ministri dell'ambiente. La presidenza di questo, del Consiglio dei Ministri, non c'è la foto perché cambia ogni 6 mesi, il famoso semestre di presidenza. È appena finito quello italiano, da pochissimi giorni, e adesso è cominciato quello lettone. Si va ovviamente a rotazione, per non voi tutti rappresenteranno per quei 6 mesi il Consiglio Europeo. E poi finalmente ci siamo anche noi. La terza testa è il Parlamento Europeo. Lui è Schulz, penso che forse fra le facce di questi 3 presidenti sia quella più conosciuta, anche se Juncker alla fine si è fatto conoscere abbastanza, insomma, è una persona di peso, una persona con un carattere che si sente anche quando viene a parlare al Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo è quello che stasera ci interessa un po' di più, perché noi siamo appunto al Parlamento Europeo, e il Parlamento Europeo è l'unica di queste 3 teste che viene eletta dai cittadini, quindi sono i parlamentari europei, che in tutto sono 751. Ovviamente tutti i 28 paesi in proporzione al numero degli abitanti, quindi più un paese ha abitanti, più ha diritto a un certo numero di parlamentari che lo rappresentano. Questa è, dopo la rivedremo, è l'aula della plenaria, dove si riuniscono tutti i parlamentari europei in genere una volta al mese, ma dopo su questo ci torneremo. Noi siamo più o meno in questa, adesso non va in là, anzi forse va, noi siamo qua, io Regnazio più o meno sempre in questa zona qua. Ovviamente, siccome ogni paese ha i suoi partiti politici e che vengono appunto votate all'interno del singolo paese, poi vanno lì a rappresentare il singolo paese, se noi avessimo un Parlamento fatto dei singoli partiti politici ce ne sarebbero decine e decine di dentro. Invece i partiti politici devono, in realtà possono, ma insomma, normalmente devono unirsi in gruppi che diventano i gruppi politici europei. Per cui vedete, sono schierati ovviamente come al solito da sinistra verso destra con un senso, quindi non così un po' a caso, per cui c'è l'estrema sinistra che vedete qua, che è quella che in questo momento fa molto parlare di sé, perché al suo interno c'è Tsipras, c'è Podemos, quindi questi gruppi che sono molto alla ribalta, poi c'è il blocco grosso del centro-sinistra, l'SD, la striscia verde sono i verdi, ovviamente, i gialli sono l'Audi, quindi i liberali praticamente, che stanno più o meno nel mezzo, e in questa legislatura qui il gruppo più numeroso è il Partito Popolare Europeo, quindi il centrodestra. Anche al Parlamento Europeo, purtroppo, come succede anche al Parlamento Italiano, il centrodestra e il centrosinistra per molte cose votano insieme, quindi vedete che blocco il loro che hanno, quindi molto spesso decidono ovviamente quello che deve passare e quello no. Poi ci sono i conservatori e poi quel 48 lì siamo noi, l'FDD. Insomma, una struttura gigantesca dove, se non conosci i corridoi, i vari building eccetera, è anche facile perdersi. Io il primo giorno mi sono perso 3 volte, poi pian piano ho imparato ovviamente, ma non è facile. E lì dentro c'è, oltre a tutti gli uffici, pensate soltanto agli uffici dei deputati, sono 751 deputati che hanno un ufficio doppio, perché c'è l'ufficio per noi e di fianco l'ufficio per i nostri assistenti, ci sono tutti gli uffici amministrativi, c'è la plenaria anche a Bruxelles, perché a volte si fa anche a Bruxelles che è qua, e poi ci sono in questi palazzi qua in genere ci sono le aule attrezzate, grandi come quelle, come questo anche di tutto, ci sono le commissioni, ne parleremo fra un attimo. È un luogo non tanto austero, cioè moderno, molto molto grande. Una cosa che io ho apprezzato moltissimo è il fatto che non c'è il formalismo che c'è il Parlamento Italiano. Ad esempio la cravatta non è obbligatoria, per me è una cosa fondamentale, quindi riesco ad entrare
Parlamento con i jeans, con una giacchetta è già tanto. E questo è Strasburgo, il Parlamento di Strasburgo, la famosa seconda sede del Parlamento, dove una settimana ogni mese noi ci spostiamo tutti, non solo tutti i deputati, gli assistenti, ma anche tutti gli uffici, tutti gli amministrativi, tutti gli incartamenti che vengono messi nei contenitori apposti e spediti sui treni spostati a Strasburgo. Una settimana al mese c'è la transumanza verso Strasburgo, dove si svolge essenzialmente la plenaria. Qui c'è la plenaria, ci sono anche lì gli uffici di tutti i deputati, eccetera, eccetera, però in genere lì è centrale, proprio sono centrali le sedute della plenaria del Parlamento di Strasburgo. Io lo chiamo non a caso il centro commerciale, perché ha un po' questo aspetto così, no? Dalle scale, tutto illuminato, eccetera. Può piacere o meno, però insomma è una struttura abbastanza moderna. Ho letto che è stato inaugurato nel 1977. Ovviamente ci sono molte battaglie per eliminare la sede di Strasburgo, perché spostare ogni mese questa macchina gigantesca per fare delle cose che potremmo fare tranquillamente nella nostra sede normale, che è Bruxelles, è una cosa che fa storcere il naso a molti. Quindi ci sono molte battaglie che vanno a finire sempre in niente, perché ci vuole il consenso di tutti i 28 paesi per eliminare la seconda sede, e la Francia, chissà perché, dice sempre di no, ovviamente, perché ce l'ha in casa. Strasburgo è una cittadina che vive sul Parlamento, proprio vive intorno alla struttura del Parlamento, tant'è vero che, siccome noi sappiamo prima, dopo ve ne parlerà Riccardo, noi sappiamo già quali sono le settimane della plenaria. Io vi posso dire a luglio quando andremo lì, a settembre, a ottobre, vi posso già dire quali sono, e lo sanno anche gli strasburghesi, quindi lo sanno anche gli albergatori, lo sanno i ristoratori, che in quella settimana lì alzano i prezzi, perché tanto noi siamo i parlamentari, quindi ce lo possiamo permettere, quindi gli alberghi costano tantissimo in quella settimana lì, così come i ristoranti, così come tutto quanto, e c'è questa macchina che diventa una cittadina, che di per sé ha il vantaggio di essere più bella di Bruxelles, molto più vantaggio che là, a mio parere, che esce appunto dall'Unione Europea, che poi alla fine, quando diventa legge, va a finire a ricadere sugli Stati membri. Quello che vedete in questa slide, la cosa importante, è che c'è questo triangolo istituzionale, quindi il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, perché tutti e tre hanno qualcosa da dire e incidono sui singoli progetti di legge, ma chi emana i progetti di legge è sempre soltanto la Commissione Europea, che quindi ha il potere più grande di tutti, cioè il potere legislativo di proporre proprio in mano il compito principale della Commissione Europea. Praticamente la Commissione Europea decide quali sono volta per volta gli argomenti su cui legiferare, che sono sempre moltissimi ovviamente, e produce una proposta legislativa, quella che per noi viene chiamata dossier. Questa proposta legislativa è proprio una proposta di legge con i vari articoli di legge, eccetera, ed è accompagnata da una relazione. Io lo dico sempre, ho molta ammirazione per il modo in cui la Commissione riesce a comunicare alle persone che poi devono occuparsi di questo testo di legge, in maniera molto semplice e molto esaustiva, quello che c'è scritto dentro la proposta di legge. Perché voi immaginate che noi in un mese dobbiamo leggerci 30-40 proposte di legge che vanno, per me per esempio che sono nella Commissione Ambiente e nella Commissione Pesca, vanno da un certo tipo di rete che utilizzano i pescatori, agli OGM, all'etichettatura delle carni, alle medicine per gli allevamenti veterinari per gli allevamenti, quindi argomenti molto differenti che tu non puoi ovviamente conoscere tutti, ne conoscerai la minima parte, però tu ci devi studiare sopra e devi capire come comportarti. Quindi queste proposte sono accompagnate da una relazione che le spiega, e tutto quello che viene prodotto dalla Commissione Europea, qui dopo se lo volete vedere c'è un esempio proprio di un dossier, è un fascicolo che arriva in questo modo qua, dove prima c'è la relazione e dietro c'è il progetto di legge. Vedete che in fondo c'è la sigla IT. Tutti i documenti che sono prodotti dalla Commissione Europea per il Parlamento Europeo vengono tradotti in tutte le lingue del Parlamento Europeo, che sono 24. Così come tutte le riunioni ufficiali, quindi di tutte le commissioni, di tutte le plenarie, hanno i traduttori simultanei. L'Europa ci tiene che i deputati parlino la loro lingua.
che ovviamente poi deve essere tradotta per tutti gli altri che l'ascoltano. Il Parlamento, in base all'argomento del dossier, decide quale commissione se ne deve occupare. In Parlamento europeo ci sono 22 commissioni differenti. Il lavoro, l'80% del lavoro che noi parlamentari facciamo è dentro le commissioni. Io sono appunto in commissione ambiente, è questa qua, poi in realtà è ambiente, sanità e sicurezza alimentare, e sono anche in commissione pesca, poi dopo Ignazio vi dirà le sue commissioni. È molto strano che un deputato sia in più di una commissione, perché il lavoro è tanto. Però noi, siccome noi del Movimento 5 Stelle siamo in 17 e le commissioni sono 22, per poterle coprire tutte, alcuni di noi appunto fanno più di una commissione, quindi il lavoro è veramente molto intenso, soprattutto perché ambiente, per esempio, è una commissione che lavora su tantissimi dossier e si riunisce molto spesso. Ogni volta che c'è la riunione di una commissione viene prodotta l'ordine del giorno, in cui uno sa gli argomenti che vengono discussi, in genere durano 2 giorni le riunioni delle commissioni, e anche questa che adesso io ce l'ho in inglese, ma anche l'ordine del giorno, come tutti i documenti ufficiali, ti arriva nella lingua che tu preferisci. Una persona, cioè un deputato di quella commissione, si prende carico di quella proposta di legge. Quindi la proposta viene assegnata a una persona, in realtà non viene assegnata perché si mettono all'asta. Ogni gruppo politico ha dei punti come delle fiche da giocare, quindi se gli interessa per la proposta di legge si gioca dei punti e alla fine all'asta chi vince, chi ha messo più punti, si prende la proposta su cui lavorare. Una volta che la persona è stato assegnato il dossier alla persona, lui è il relatore, il rapporteur, cioè quello che deve portare alla fine la proposta modificata, emendata, a seconda del parere, quello che diventerà poi il parere della Commissione del Parlamento Europeo, fino in fondo, quindi alla votazione all'interno della Commissione. Tutti gli altri gruppi politici, per essere rappresentati in questo percorso legislativo, nominano quelli che sono gli shadow rapporteur, cioè i relatori ombra, che sono quelli che hanno il compito di relazionarsi con il relatore principale per fare in modo che di dare il loro parere politico, tecnico, ma anche politico, sulla proposta che si sta portando avanti. È tutto il percorso in realtà che poi fa, perché la proposta poi dopo deve andare al Consiglio, poi se il Consiglio, se non si trova d'accordo, ritorna in Parlamento, insomma ci sono vari stadi, ma la cosa principale è quel passaggio in Commissione che vi ho fatto vedere prima.